Ah, posso, non lo so. Non riuscivo a capire. Francesco D'Agostino, Serena Bagnato sono le vincitrici della quarta puntata di Bulli e Pooper Contest. Facciamo un applauso, fatevi un applauso, dai, dai, fate un applauso. Oh, brave, brave, brave. Te l'aspettavi? No, non dire la verità, no. Anche perché per te è un ritorno sul palco di Bulli e Pooper. Com'è stata l'emozione di tornare qua? Sì, ero felice comunque. Questa volta condivisa. Sì, secondo me è stato molto meglio. Come mai? Perché ero più sicura di me stessa. Eh sì, perché quando sei in due sei più tranquilli, eh. Invece questa esperienza con Francesca per te com'è stata? Allora, è stata una delle esperienze più importanti, anche se in realtà cantare, cioè, non è stata proprio... Però per me è veramente importante cantare, dato che canto da quando ho 7 anni, anche se purtroppo non ho mai potuto fare una scuola di canto vera e propria. È stata la tua prima volta davanti a un pubblico. Sì. Lo ricorderai per sempre. Esatto, per quello era veramente tanto importante. Poi vabbè, mi sento un po' in colpa perché i ballerini sono stati bravissimi, però vabbè. Concordo. Sono stati troppo bravi e quindi non, per quello che non me l'aspettavo, quindi anche mi siete un po' in colpa. È vero, erano bravissimi anche i ballerini. Semifinale, come vi preparate? Molto meglio sicuramente. Anche perché lì poi ovviamente ci saranno tanti altri bulli e tanti altri pupe, la competizione sarà grande. Sì, sì, esatto, quindi cercheremo di fare il meglio e vada come vada. Bravissime, e allora complimenti a Francesca e a Serena, ci vediamo ovviamente alla prossima con Bulli e Pooper Contest. Ciao!